genocidio del popolo yazida. La ringrazio. Invito i colleghi a prendere posto. Allora, abbiamo così terminato gli iscritti in dichiarazione di voto, passiamo ai voti. Invito i colleghi a prendere la tessera e a prendere posto nei banchi. A questo punto, come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Vedo che ci sono colleghi che stanno ancora prendendo la tessera, li aspettiamo. Allora, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Locatelli, Malisani, Nicchi, Buttiglione, Fitzgerald, Nissoli, Palese, Matteo Bragantini, numero 1-01291, nuova formulazione su cui il Governo ha espresso il parere favorevole. Vi chiedo un istante di attenzione. Colleghi, prima di procedere alla votazione di oggi, vi ricordo che, come già preannunciato dalla Presidente della Camera con lettera inviata a tutti i deputati lo scorso 21 settembre, a partire dalla odierna seduta sarà operativa una modifica ai terminali di voto volta a dare attuazione all'ordine del giorno 9, documento 8-6/6, presentato in occasione del bilancio interno alla Camera e accolto nella seduta del 5 agosto 2015. In particolare, la modifica... Colleghi, per favore, se ascoltate, così poi magari questa cosa interessa a tutti, quelli che votano, anche l'onorevole Tancredi, che vedo particolarmente felice della novità. In particolare, la modifica apportata ai terminali di voto consentirà ai deputati che hanno depositato le cosiddette minuzie di esprimere, nell'ambito di ciascuna votazione, il proprio voto senza necessità di mantenere premuto il tasto per l'intero periodo in cui la votazione è aperta. E senza, aggiungo io, introdurre corpi estranei nella postazione. Nel corso della votazione è comunque possibile sia cambiare il voto premendo sul tasto corrispondente alla nuova scelta, attenzione, questo è importante.